Li ho macellati e non ho ancora finito. Ho tagliato lui. Li ho ammazzati tutti e tre, anche mia figlia. Vedete qui. Queste le parole shock di Taulant Malaj, panettiere albanese di Torre Maggiore, Foggia. Le ha dette in un video da lui girato per mostrare al mondo la strage che aveva compiuto. L'uomo, credendo che la moglie avesse una relazione con un vicino di casa, ha ucciso con 20 coltellate il presunto amante, Massimo De Santis, barista. Lo ha atteso davanti casa e lo ha ucciso nell'androne del palazzo. Poi è tornato nel suo appartamento e si è gettato contro la moglie, anche lei albanese, Tefta Malaj, ferendola gravemente. A questo punto la loro figlia, Jessica, di soli 16 anni, ha usato il suo corpo come scudo per difendere la madre. Quell'atto eroico le è costato la vita. L'uomo non ha avuto pietà della ragazza e l'ha colpita più volte con la lama di un coltello da cucina. Jessica è morta poco dopo. Taulant Malaj, nel video della strage, ha detto il suo nome mostrando i cadaveri del vicino, riverso sulle scale, e della figlia, senza vita sul pavimento di casa. Vedete questo qua? Lui è l'italiano. Ho perdonato già una volta mia moglie, lui è il secondo. Si vede anche la moglie nel video. Giace accanto al cadavere della figlia, piange disperatamente, non si dà pace, è ferita, ma viva. Il marito non è riuscito a uccidere anche lei, forse voleva portare a termine il suo piano criminale perché nel video si sentono le sue minacce contro la donna. C'è un'altra ipotesi. L'assassino ha voluto risparmiare la moglie. Lui le chiede «Dove sta il bambino?». Si riferisce al loro figlio più piccolo, di 5 anni. Voleva uccidere anche lui. Fortunatamente il piccolo era riuscito a nascondersi dietro al divano. Ha continuato l'uomo. «Non ho ancora finito, non è venuto nessuno, nemmeno la polizia!». Durante la ricerca del bambino, il killer ha mandato il video ad alcuni conoscenti su WhatsApp. In pochi minuti quell'orribile spettacolo è diventato virale. A lanciare l'allarme è stato un connazionale che vive al nord. L'uomo ha chiamato i carabinieri, a cui ha mandato il filmato. La moglie era riuscita a scappare sulle scale chiamando il 112. I militari sono intervenuti a sirene spiegate. Taulant Malaj è stato individuato mentre camminava in stato confusionale vicino alla palazzina. Per gli inquirenti, egli cercava il figlio. La scena è stata descritta così. Aveva gli occhi accecati di rabbia e le mani e gli abiti insanguinati. Aveva lasciato l'arma degli omicidi nella sua auto. È stato arrestato con l'accusa di duplice omicidio e tentato omicidio. Tefta è stata portata in stato di shock all'ospedale di Foggia, dove è ancora ricoverata. Non è in pericolo di vita e le sue condizioni sono stabili. Avrebbe ricevuto 6 coltellate, tutte all'addome, dal marito. Quando si sarà ripresa, verrà interrogata dai carabinieri. La sua testimonianza sarà la base per ricostruire l'esatta sequenza dei fatti e per confermare il movente del massacro. Tefta è una casalinga che a volte lavora come badante per alcuni anziani del paese. Lei e Taulant sono sposati da 17 anni. Il bambino, sopravvissuto per miracolo all'ira del padre, per il momento è stato affidato agli zii paterni. Taulant lavora in un forno di Torre Maggiore. I suoi colleghi sono scioccati e increduli. Al centro delle indagini c'è il video scioccante girato dall'assassino con il proprio telefono. L'analisi delle registrazioni audio e video rivela nuovi particolari sul massacro. Taulant Malaj avrebbe detto alla moglie: «Non ti uccido perché devi sopravvivere e provare tutto il dolore che hai causato a me». Questo spiegherebbe come la donna, seppur gravemente ferita, sia riuscita a scappare dall'appartamento senza essere inseguita dal marito. Da quello che emerge dal filmato, Taulant avrebbe aggiunto «Ti uccido anche l'altro figlio». Ed è stato fermato mentre camminava alla ricerca del bambino. Secondo i racconti di alcuni vicini di casa e di altri conoscenti della coppia, l'uomo era molto geloso della moglie.
sospettava che la donna avesse una relazione extraconiugale con un vicino, cosa che è stata smentita. Le sue erano solo convinzioni infondate. Dopo aver confessato gli omicidi, l'uomo ha affermato di avere le prove che la moglie lo tradisse. Ha detto nella confessione: «Ho visto la chat». I suoi avvocati aggiungono: «Accecato dall'ira, non si è reso conto di avere di fronte la figlia e ha iniziato a colpirla». L'Italia piange la perdita di Jessica, una vittima coraggiosa e innocente. La ragazza frequentava il liceo classico di Torre Maggiore. Carmine Collina, il dirigente scolastico, la ricorda così: «Era molto composta, educata e mite, una studentessa che seguiva le lezioni con regolarità, che non ha mai avuto problemi di integrazione né di profitto. Faremo quadrato attorno ai suoi compagni di classe affinché possano affrontare questa inimmaginabile ferita dell'anima». Al ritorno in classe, nel weekend dopo la mattanza, davanti alla scuola era comparso uno striscione attaccato dai compagni di Jessica. Un telo bianco con una scritta nera con una bomboletta spray: «Jess vive dentro di noi per sempre». Contornato da tre cuori e la firma della sua classe. In tutte le classi è stato osservato un minuto di silenzio in suo ricordo. Il sindaco di Torre Maggiore, Emilio Di Pumpo, ha dichiarato: «Torre Maggiore oggi piange per due giovani vite strappate via in una terribile tragedia che non può lasciarci indifferente». Il sindaco ha chiesto a chiunque abbia ricevuto l'orribile video a non diffonderlo. C'è il rischio che venga condiviso su internet. Sono in corso le indagini per capire se qualcuno lo abbia già diffuso, aggiungono i carabinieri. Si fa appello al senso di responsabilità dei cittadini, invitandoli, in ragione della tragedia familiare, a non divulgare ulteriormente video e immagini macabre e inappropriate, soprattutto nel rispetto dei familiari. Jessica non merita questo ultimo oltraggio.